Ha preso via proprio in questo momento la batteria numero uno, Nisieli, Aprigento, Renzo, Baschieri, Rinaldo, Miracchi, Denis, Pagani, Matteo sul percorso di gara. A guidare il gruppo è Miracchi, Denis, dello skating eroe, lui a fare la battistrada, a determinare i tempi in questo momento della prova. Vediamo l'ingresso della curva, pronti ad affrontare il rettilineo conclusivo che porterà tutti loro direttamente sul traguardo. Le battute finali avvicinamenti intanto alla guida della gara ed ecco l'arrivo 33-52 prova che parte con regolarità anche per la batteria numero 2, si pone al passaggio dello squillo della campana davanti a tutti, gelosa Riccardo del gruppo pattinatore molto in campo, lui a guidare con gli atleti che compongono questa batteria e in battaglia batteria tra l'altro sta procedendo in siamo anche in questo caso la prima 35 e 14 e il primo la prova anche per questi concorrenti. Non ha preso parte a questa prova perché non è presente alla partenza. Alla partenza quel concorrente 120 Rocchetti Michele 30 anche adesso la prova per la quarta batteria con Nico Cianni e Lando Bianchi e Ricca sul percorso di gara, tutti presenti i 5 atleti iscritti nella quarta batteria. In questo momento c'è una grande situazione di equilibrio, siamo alla fase conclusiva, abbiamo il tempo anche per questa batteria 34 e 07. Arriva la partenza anche per la finale nazionale, si porta in queste prime battute davanti a tutti la quinta porta fuori dal pattinatore mobile di campione Giorgio Lorenzo che allunga in modo ulteriore guadagnando uno breve tratto ma prezioso tratto di vantaggio nei confronti di tutti gli altri avversari, il primo a uscire in curva il primo angolo della parte finale, lo sprint conclusivo ed ecco il lavoro di secondo grado in questo istante.